L'imposta di soggiorno è quella imposta che chi viene a visitare Venezia e si ferma a dormire deve pagare. Tra le novità di questo regolamento c'è l'eliminazione di tutta una serie di riduzioni. Sono riduzioni che dipendono o da dove è collocato l'albergo oppure riduzioni rispetto al periodo di riferimento. Per esempio, sono state tolte le riduzioni per la bassa stagione e questo trovo che non sia congeniale perché in bassa stagione invece bisognerebbe incentivare il visitatore a venire, non disincentivare. Il regolamento poi introduce tutta una serie di adempimenti per chi fa questa attività che è importante conoscere. Quando si riceve un visitatore bisogna informarlo dell'esistenza dell'imposta di soggiorno e del fatto che è obbligatoria. E qualora si rifiutasse, bisogna fargli compilare un modulo di rifiuto, un modulo specifico. Qualora si rifiutasse anche di compilare il modulo, bisogna repentinamente informare il comune. E dopodiché c'è l'iscrizione al portale dei servizi e questa iscrizione è quella attraverso la quale chi fa l'attività di affitto turistico deve dichiarare qual è l'ammontare di imposta di soggiorno che ha raccolto dai suoi visitatori? Ho proposto di fare una dichiarazione a monte per la quale ogni qualvolta io non dichiaro l'ammontare dell'imposta di soggiorno, questo equivale a una dichiarazione che è stata raccolta una somma pari a zero. Questo agevolerebbe chi fa le attività perché ha un adempimento burocratico di meno fondamentalmente. Quindi in commissione è stato detto che avrebbero preso in considerazione questa proposta e vediamo, io farò un emendamento, vediamo se verrà approvato dal Consiglio. E certamente è una questione utile. Altri adempimenti sono quelli di depositare il conto della gestione e anche riversare l'imposta stessa. Quindi chi si accinge a fare un'attività di affitto turistico, può essere l'albergo, può essere l'appartamento, può avere anche altre forme, è molto importante che si informi e che si legga questo regolamento per sapere quali sono gli obblighi, anche perché ci sono tutta una serie di cose che poi sono sanzionabili.